Ciao, ciao a tutte. Oggi sono qua per farvi il tutorial veramente basilare di un'incastonatura semplice semplice. Ed è questa incastonatura qui. È fatta soltanto con perline 11.0. Non vi farò il tutorial dell'orecchino completo perché, vabbè, è molto semplice, non mi sembra veramente il caso. Semplicemente ho aggiunto dei picot e ho chiuso con il super duo, non è niente di particolare. Questa è l'incastonatura ed è una semplice incastonatura netted e adesso vi faccio vedere come si fa in pochissime parole. Per fare questa incastonatura quindi ci serviranno delle 11.0, ago, filo e un cabochon. Io questa volta incastono questo che è da 14 mm. Quello che avevo già fatto nell'orecchino, questo qui, è da 12. Per questo si parte da 16 rocaie, mentre per questo qui, da 14, si parte da 20. Io sto usando le rocaie della Tow. Quindi si infilano 20 rocaie nel filo, semplicemente, e si procede con un'incastonatura di tipo knotted. Quindi io chiudo a cerchio. Sto usando filo Miyuki come sempre per farmi vedere, ripasso in tutte le perline e annodo. Ecco qua. Adesso mi infilo in qualche perlina. Dopodiché procedo come farei per una qualunque incastonatura di tipo knotted, quindi io prendo sul lago 3 perline, 3 11, prendo sul lago 3 11 0. Salto una perlina e mi infilo solo nella perlina successiva. E vado avanti così per tutto il giro, quindi uscendo da una perlina, prendo sul lago 3 perline, sempre 11.0, ne salto una e mi infilo in quella che segue. E faccio così per tutto il giro. Eccomi qua, ho fatto tutto il giro, ora mi porto a uscire da una delle perline di punta. Semplicemente la prima che incontro, infilo sul lago altre 3 perline 11.0 e mi reinfilo nella perlina da cui sto già uscendo. E faccio così di nuovo per tutto il giro. Devo reinfilarmi nelle perline così saltando quella centrale. In questa maniera non avrò lasco. Quindi praticamente io salto questa perlina, ma potrei benissimo infilarmici dentro soltanto per avere una costruzione più boh, gusto personale, no? Però se anche passate dentro non c'è assolutamente problema, anzi in teoria vi si vedrà meno il filo. Io siccome poi comunque lavorerò sul lato, non ho tutto questo bisogno di che non mi si veda il filo e mi piace che sia più compatto, quindi faccio così. Di nuovo, quindi dalla perlina di punta infilo 3 rocaie e passo di nuovo nella perlina da cui sto uscendo, mi infilo nelle perline qui. Ci siamo. Infilo altre 3 rocaie e vado avanti così. Eccoci alla fine di questo passaggio. Questo è quello che avremo davanti agli occhi. Ci portiamo a uscire da una delle rocaie di punta, quindi una di queste appunto. Infiliamo sul lago una rocaille e ci infiliamo nella rocaille di punta. È una semplice knotted, io non sto insegnando veramente niente. E andiamo avanti così per tutto quanto il giro, quindi sempre con una rocaille infilata nelle rocaille di punta. Molto semplicemente. E qua, quindi io sono in questa situazione tirando pochissimo. Ora devo infilare. Anzi, ho già infilato la mia ultima 11.0 e vado a infilarmi nella rocaille di partenza. E oltre a quella, mi infilo dentro ad altre rocaille che sono sulla mia strada, quelle che ho infilato quindi nell'ultimo giro. Non tiro troppo, appoggio il cabochon dentro l'ingabbiatura, lo tengo e stringo. E quello che otterrò sarà da un lato questo, dall'altro lato questo. Ora io ripasserò dentro queste perline.
Poi procederò con la mia lavorazione come lo riterrò più opportuno. Come vedete, il cabochon è stretto. Quando sarà sufficientemente stretto, ci piace sempre fare un nodino, quindi passo sotto con l'ago, così. Passo nel lago col filo e faccio così. E poi vado avanti con la lavorazione come più mi piace. Questa è l'incastonatura, quindi come vedete è una method semplicissima, però fatta soltanto con 11.0. Ho fatto questo video perché mi era stato richiesto da una persona e spero che questa persona apprezzerà adesso. Niente, come sempre, io spero che il video sia stato utile a qualcuno e se lo è stato, ne sarò veramente felice. Poi sapete che per continuare la lavorazione fate come si fa in generale con le knitted, quindi utilizzate la perlina che si troverà sul bordo del vostro rivoli o di qualunque altra pietra decidiate di usare. Sarà abbastanza semplice individuarle, quindi sono queste qui. Ecco. E basta. Se il video vi è interessato, magari mettetemi un like. Lo so che è una cosa molto semplice, ma spesso queste cose magari mancano e le persone che hanno pochi materiali in casa potrebbero apprezzare una cosa fatta con materiali relativamente poveri, perché le 11.0 le trovate veramente ovunque. E così basta veramente poco e potete fare un paio di orecchini che comunque o anche un ciondolino, un bracciale, qualsiasi cosa che hanno comunque un perché alla fine. E l'incastonatura è semplicissima, quindi io spero che vi sia piaciuta, che il video sia stato utile. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.